Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi parleremo di come scegliere le piantine da orto in vivaio. Più o meno tutti ci siamo trovati ad andare al vivaio o all'agraria e a guardare le piantine cercando di scegliere le migliori. Oppure tra gli ortisti è ricorrente dire ma qui ci sono più belle che di là le piantine. Stamattina sono andato in vivaio e gli ho chiesto di darmi proprio delle piantine brutte per fare questo video. Ma quali sono davvero i parametri corretti per sceglierle per bene? Andiamo a vederne qualcuno. Cominciamo subito vedendo la parte aerea della pianta, ovvero il fusto e le foglie. Partiamo da una cosa piuttosto istintiva che ci viene naturale guardare, che è il portamento della pianta. Il portamento deve essere eretto, che guarda verso l'alto, con le piantine belle turgide, segno che sono piene d'acqua, che non sono disidratate. Quando troviamo invece piantine che hanno le foglie cadenti in questo modo, oppure così, questa è addirittura gialla, è segno che non sono proprio esattamente in salute. Se le vediamo così, è segno che probabilmente hanno sofferto per troppa acqua, oppure per troppo poca, oppure che sono rimaste troppo in vivaio. Passiamo adesso alle foglie, che sono un altro indice davvero importante e visibile immediatamente. Le foglie più importanti da guardare sono quelle alla base della piantina. In questo caso, per esempio, vediamo che ha delle foglie gialle proprio alla base, segno di malessere per la pianta. Se sono rinsecchite o gialle in questo modo, può essere segno, come prima, di mancanza o di eccesso d'acqua, oppure di mancanza di elementi nutritivi. Inoltre, se sono bucherellate, come vediamo qui, può essere segno di qualche insetto che magari gira per queste piantine e sarà bene non portarcelo nell'orto. Sempre per la valutazione della parte aerea delle nostre piantine, passiamo alla grandezza della piantina, perché non è detto che una grandezza maggiore sia segno di una piantina migliore. In questo caso lo vediamo perfettamente. Questa piantina, che è molto grande, presenta un apparato radicale non messo troppo bene, ma lo vedremo tra poco. Invece questa piantina, che è più piccola, ha un apparato radicale piuttosto in ordine. Quindi attenzione, grosso non vuol dire buono. E allora adesso passiamo all'aspetto delle radici. Non sempre in vivaio ci viene data la possibilità di guardare sotto, ma comunque vi do le dritte necessarie in modo che se vi capita di poter guardare, o quantomeno a casa, sapete come regolarvi. Un primo parametro è quello di avere troppe radici e poca terra. È segno che le piantine sono rimaste molto tempo in vivaio o nel negozio. In questo caso siamo vicini a quella condizione lì, c'è un tappeto di radici che avvolge tutto il pane di terra. Ovviamente in questo caso la piantina soffre per mancanza di spazio. Secondo parametro, il colore delle radici. Radici marroni o ingiallite come quelle di questo spinacio non sono segno di una pianta molto in salute. Invece radici bianche in questo modo, come in questa bietola, sono un buon segno, vanno bene. Un terzo parametro da guardare è se abbiamo radici eccessivamente attorcigliate sul fondo del pane di terra. Qui siamo ancora ad un livello accettabile, ma comunque sarà bene dargli una mossa, una svegliata, fargli un po' il solletico in questo modo, perché altrimenti le radici continuano a crescere in circolo, strozzando la pianta. Ultimo parametro riguarda l'eventuale presenza di marcio, addirittura, nel pane di terra. Lo possiamo riconoscere dall'odore, quindi sentendo proprio se c'è puzza di muffa o davvero di marcio, in questo caso addirittura c'è, oppure presenza visiva di muffe o di parti mancanti eccessivamente molli. Quindi in questo caso abbiamo proprio un apparato radicale che sta marcendo. E adesso parliamo di un argomento piuttosto delicato e importante, ovvero l'etichetta in relazione a quali varietà andremo a scegliere. Partiamo parlando degli ibridi. Li riconoscete perché in etichetta sono segnalati come F1, con la sigla F1. Ci sono luci ed ombre, perché se è vero che sono piantine molto produttive perché sono ottenute tramite incroci, è anche vero che non tramandano il patrimonio genetico dei nostri territori. Infatti sono più produttive di solito, ma se preleviamo i semi per riprodurle avremo piante molto diverse da quella di partenza, proprio perché non sono state sviluppate per questo. A volte addirittura i semi non germinano oppure danno frutti scarsi come qualità e quantità. Passiamo invece alle varietà locali.
nelle varietà locali avete il vantaggio di tramandare il patrimonio genetico della vostra zona, che spesso è resistente a malattie, sbalzi di temperatura, eccessi o carenze di acqua, eccetera. Al contrario delle piantine ibride, queste piante hanno ovviamente la caratteristica di poter essere tramandate, ovvero di poter raccogliere i semi e trapiantarli. Noi facciamo il tifo per queste varietà, per il loro mantenimento e per lo scambio di semi tra coltivatori. E infine il tema del biologico. In vivaio piantine biologiche oppure no? Purtroppo trovare piantine certificate bio non è facile, ancora non ci sono molti vivai che le fanno. Se le trovate tanto meglio, è pur sempre una garanzia in più, ma in questo caso non c'è da essere fondamentalisti nella certificazione, perché se conoscete un vivaista che lavora comunque bene anche se non è certificato bio, va benissimo. Bene, anche per questo video è tutto. Vado in orto a piantare queste piantine, anche se me le sono fatte da bruttine per fare questo video, le pianterò comunque, vediamo che succede. Se vi sono rimaste domande, fatele qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buone coltivazioni a tutti. Se avete dubbi o consigli, potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.